Sì, è un sogno di Rimini, un sogno della città. Noi quello che diciamo, facciamo. Questa è una città che è abituata magari a farsi prendere dalle critiche, dalle chiacchiere. Noi quello che facciamo, diciamo. Abbiamo detto che avremmo fatto le fogne le stiamo facendo. Abbiamo detto che avremmo rifatto la viabilità, fila dritto, dalla Fiera a Miramare, la stiamo facendo. Le rotonde sulla Statale 16 la stiamo facendo. La riqualificazione dell'offerta turistica, ma la riqualificazione della città intera passa per l'investimento che la città fa sui suoi tesori. Questo è un tesoro. Quello che diciamo noi facciamo, guardate, sta cambiando il paesaggio, lo skyline si direbbe, il paesaggio urbano. Quando si arriva in Piazza Malatesta si vede ciò che non si era mai visto. Qui c'era un capannone, c'era una palestra. Con la variante di Piazza Malatesta approvata ieri sera in Consiglio Comunale, noi al posto del parcheggio, dove c'è la mia brutta abitudine di parcheggiare la macchina, realizzeremo un parco urbano, un'arena urbana. Il teatro si aprirà anche sul retro, dove c'era la palestra, si entrerà da Piazza Cavour, ma si aprirà anche sul retro, si spalancherà una grande arena urbana e ci potrà essere, dove c'è il parcheggio, una grande arena per arte, spettacoli, un dialogo tra la Rocca Malatestiana e il teatro Pollettiano inaugurato da una prima verdiana. Cioè l'Ottocento italiano che dialoga col Quattrocento, in mezzo l'arte, gli spettacoli, la gente, la poesia, il ballo e non la mia macchina parcheggiata. Con l'intervento di Piazza Malatesta uniamo la Rocca, il teatro e a 80 metri finalmente la Casa del Cinema dedicata a Fellini. Ci sono quattro cantieri che stanno camminando tutti insieme. Pensate cosa vuol dire nel mondo dire che abbiamo Fellini, che Verdi ha inaugurato il nostro teatro e che lì c'è il rinascimento di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Abbiamo qualcosa da dire e qualcosa con cui attrarre i turisti da tutto il mondo. Quali sono i tempi di quest'opera anche dopo il ritrovamento archeologico, i ritrovamenti archeologici? Intanto Piazza Malatesta verrà rasata con un percorso concordato con la sovrintendenza, un lavoro work in progress, verrà tolto l'asfalto, verrà sottolineato il vecchio fossato con un intervento lapideo. Laddove si troveranno le mura del fossato si valuterà con la sovrintendenza come esaltarli. L'intervento di Piazza Malatesta ha un costo di 1.700.000 euro. Pensate cosa abbiamo abbandonato in questi anni. Quando venite, l'illuminazione del castello è un'illuminazione con i pali alti anni 70 di un parcheggio. Questo intervento prevede la riqualificazione di Piazza Malatesta, via l'asfalto, cornice di arte e anche una nuova illuminazione. Quando andiamo in tutto il mondo i castelli sono illuminati, sono affascinanti di notte, qui invece sono illuminati dai pali dei pali di un parcheggio. L'intervento su Piazza Malatesta maggio, intorno aprile-maggio, sta camminando il cantiere. Quello che diciamo noi facciamo è un teatro ottocentesco all'italiana che si aprirà sul retro verso la Rocca. È prevista la fine dei lavori entro 2016, ovviamente scavi permettendo, ritrovamenti archeologici permettendo. Vedete che è una cosa che dà anche veramente molto entusiasmo, ti emoziona anche, perché i muri laterali sono stati imbrigliati con dei telai, verranno spostati sull'esterno. Questo permetterà uno scavo archeologico in questa zona. Sopra verranno realizzati i camerini. Nella parte che vedete in questo momento coperta ci sarà un museo archeologico che esalta gli scavi. Quindi ci auguriamo di finire tutto nel 2016. Aprile-maggio intanto partiamo con la Piazza Malatesta. Devo anche dire che a fine marzo la prima parte del teatro è realizzata, quella che dà su Piazza Cavour, quindi la Sala Ressi, il foyer, tutta la cornice storica che dà su Piazza Cavour, quella all'interno è già ultimata.